Un volo charter con beni di prima necessità del governo italiano per un valore di $300.000 è partito lo scorso martedì dalla base di pronto intervento umanitario UNHRD di Brindisi, diretto a Tel Aviv. Il carico è destinato alla popolazione di Gaza colpita dal conflitto. Tra i beni imbarcati vi sono purificatori per l'acqua, kit medici, coperte, generatori e altre forniture. A bordo anche il vice ministro degli esteri Lapo Pistelli. Due giorni prima, un altro volo charter era partito dalla base UNHRD di Brindisi con 30.000 coperte per l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, UNRWA. Il volo che sta partendo oggi della cooperazione italiana è il terzo volo che raggiunge la striscia di Gaza dopo un volo turco e un volo catarino, quindi è il primo volo europeo a raggiungere la popolazione. Abbiamo risposto a un appello di UNRWA, fa parte di un pacchetto per cui abbiamo già potenziato i fondi in loco della nostra cooperazione, e precede una promessa di ricostruzione che faremo il 1° di settembre a Oslo. È chiaro che stiamo intervenendo sul versante umanitario, mentre sull'altro fronte la politica lavora per un cessate il fuoco permanente, lungo almeno, tale abbastanza da far calare la parte più acuta della tensione della crisi e del conflitto e di riportare il tavolo al negoziato di pace.